Intanto diamo il benvenuto ad Antonio Covatta. Buonasera. Abbiamo fatto l'anteprima insieme. E Antonio, possiamo veramente dire che comico, cabarettista, imitatore, doppiatore, cioè fai tutto. Criminale, serial killer, fatto un po' di tutto. No, ripartiamo allora partiamo dalla musica, che è quella che forse sì, perché a me piace scherzare e ridere con la musica, perché in realtà avrei voluto tanto fare il cantautore. Quindi facciamo un po' di storia. Penso per Sandro Giacobbe quando lui fa il mister della nazionale. Ah, sarà, poi glielo canti? Sì, sarà la pubalgia, sarà che il dolore non va via. Antonio Covatta! Grazie amici, perché... Vedete, a me sarebbe piaciuto, no, fare il cantante, il cantautore, però fare il cantautore oggi in Italia è difficile, perché i cantanti di oggi sono mezzi matti, diciamocelo. A me piacevano quelli di una volta, non so, Umberto Tozzi. Umberto Tozzi era un genio, faceva le canzoni con due parole: ti amo e ti amo, ti amo e ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Due parole, ti amo. Io domani la voglio cantare, me la ricordo. Adesso ci sono questi del rap, c'è Caparezza. E pensare che questa pensata era il bel paese là dove si suona. Per entrare in politica ha fatto diploma, non essere stato di go. È una canzone, un'enciclopedia, fammi capire. Ma guarda che sono pazzi questi qua. Pensate che Tozzi con l'introduzione di Caparezza ci ha fatto 15 album, una carriera praticamente. Poi c'è quella, Irene Grandi. Irene Grandi, io mi sveglio la mattina, metto la radio sveglia alle 7 di mattina, Irene Grandi mi sveglia con questa canzone. Penso che svegliarsi la mattina sia una cosa eccezionale. Gli sputo alle 7 di mattina. Mi metto in macchina per fare un viaggio, autoradio, ancora Irene Grandi che fa. Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di non tornare più. Irene, è una grattatina, me la do, scusami, abbi pazienza. Non è che... devo fare 100 chilometri, non è che posso fare ste cose. Tiziano Ferro è l'unico che fa le canzoni con le pause, si ferma, no? Cioè, puoi rimanere. Dico, perché fa così? Sono andato a casa sua, parla così nella vita. Dico, Tiziano, come va? Va basta? Non sa bene? Cioè, stasera che fai? Faccio un concerto, poi passa col Rosso. Ieri è passato col Rosso, non gli è andato conto, dice Tiziano Ferro, sei passato col Rosso. Era un rosso relativo. Ho capito, c'era anche lo stop. Stop, dimentica. Allora sei scemo. Quell'altra che fa adesso, quella. Ti do questa notizia in conclusione. Notizia è l'anagramma del mio nome. Io l'ho continuata. Ne do anche una a te e a tutti i ragazzi. Stacizia è l'anagramma di sti cazzi. Non lo so, io, ma che notizie ci dai? Ma questi sono pazzi. C'è quell'altro, Simone Cristicchi, c'ha quella voce. Voglio cantare come Biagio Antonacci, voglio pesare come Biagio Antonacci. Anch'io voglio trombare come Rocco Siffredi, ma mica faccio porno, no? Cioè facciamo le cose che dobbiamo fare. Poi ce n'è una veramente, questa mi manda al manicomio, Carmen Consoli, fa questo. Se è vero che ad ogni rinuncia corrisponde la contropartita, considera... Ma che hai detto? Che ne sei? Cioè, se volevo un libro di Alberoni me l'andavo a comprare in libreria. Allora, un giorno ci ho provato e ho detto, Carmen, gli ho dato la canzone più semplice del mondo, il ballo del qua qua. Questo è facile, il ballo del qua qua, il papero che sa, me l'ha cantata così. Codeste la danza del qua qua, del palmipede che ha coscienza e gli cagiona solamente qua qua qua. La genitrice palmipede e il papà con le loro articolazioni effettuano il qua ed il piumaggio si libra già, costi e costa. Brandisci inferiormente al tuo arto la gratificazione psicologica. È sufficiente essere provvisti di risolutezza, orsù con impeto col qua qua qua. Ma va a cagare, insomma ragazzi, sono cotti. Ma l'ultima canzone di cui voglio parlare è quella maledetta, quella di Capodanno. Cioè noi tutte le mezzanotti, dovunque ci troviamo, a Capodanno, scatta la maledetta canzone che fa... E noi come dei deficienti facciamo il trenino. Siamo scemi, 40 anni, come scatta sta cosa? Il trenino. Io questo pezzo poi so che è nato, ero lì con la band mentre lo scrivevano. C'era il chitarrista balbuziente, ha detto, senti, questa che serve? Lui, e pe, e pe, e pe,
tra pepe, 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 pepe. Poi fumavano, attenzione, fumavano marijuana, quindi cantavano marijuana, marijuana. A un certo punto bussa alla porta. Oh, way, ambusso, su vai a vedere chi è. Ambusso, sorpresa, erano i carabinieri. Ai ai caramba, ai ai caramba. Questa con questa in mano dice, questa chi la do? A tua sorella, a tua sorella. Ma se mi chiedono se è mia, nega, nega. Però finalmente si scopre che il carabiniere era un loro amico. Un mio amico Charlie, un mio amico Charlie. Quindi entra il carabiniere e dice, senti, noi dobbiamo finire sta canzone. Ebbene, noi carabinieri cantiamo sempre. Oh lele, oh la la, faccela vedere e faccela tocca. È finita così la canzone. Grazie, abitanti.